gli artisti stanno facendo le prove. Questo è speciale, ma è speciale perché portare delle vibrazioni in un posto dove è stato per anni, dico secoli, per un secolo, il luogo dove c'erano i discorsi di partito. Beh, discorsi che animavano la folla, ma forse discorsi un po' lontani dal cuore. Andate all'opera. Andate all'opera, andate ad ascoltare questo linguaggio meraviglioso, andate a godere della bellezza della musica, andate a lasciarvi toccare il cuore dalle vibrazioni che arrivano dalle idee di grandi maestri del passato, di grandi o piccoli o umili o meno interpreti del presente. Ma andate al teatro d'opera. Lo spiritualista sincero non può non ascoltare ciò che emerge dall'opera. È semplicemente un linguaggio sublime per emozioni sublimi che trasmette in musica l'ineffabile attraverso delle storie d'amore, delle storie umane, delle storie di disperazione o delle storie anche allegre. Perché persino il teatro allegro, il teatro diciamo comico, scusate, commuove. Penso alla Cenerentola di Rossini. Penso al modo anche divertente in cui il cattivo di turno viene messo in burla, cosa che deriva da Menandro, no? Del resto i greci andavano a teatro in cerca di una catarsi per pulire i linguaggi, per pulire i comportamenti e le pecche dell'ego e della personalità umana. Imparare questo nuovo e antico linguaggio. È davvero speciale, è davvero straordinario. Beh, lo spiritualista sincero apprezza tutto il canto. La lirica è straordinaria, ma apprezza i bhajan, apprezza il kirtana, apprezza il mahamantra, poiché ci sono cose che risuonano profondamente nella nostra anima. Sono già scolpiti tutti questi accenti in noi. La musica classica, senza parole, sinfonica, la musica da camera, è ancora più raffinata e straordinaria. Non si può pensare all'educazione dei fanciulli
senza un'educazione musicale all'ascolto e anche all'esecuzione.